Ciao, mi presento, mi chiamo Lorenzo Toppi e vengo qui a Call for Innovator a presentare un'idea che vuole integrare due concetti che a me sembrano molto interessanti, che sono territorio e tecnologia. A mio avviso sono molto interessanti di per sé, ma facendoli interagire si ottiene qualcosa di ancora più interessante. Territorio e tecnologia. Come possono territorio e tecnologia arrivare all'obiettivo della promozione della città come una destinazione turistica che sia utile sia al territorio che a chi ci vive nel territorio e soprattutto chi fa innovazione nel territorio? Allora, se seguiamo questi due percorsi che si vanno a intrecciare tra di loro, vediamo che il territorio, andando a cercare quello che non c'è nel territorio, quindi espandendosi dove non c'è, trova l'innovazione. Che vuol dire questo? Vuol dire che, il territorio si può espandere, puntando sull'innovazione. Come? Con quali strumenti? Con lo strumento della tecnologia. Allo stesso modo, però, la tecnologia, andando nel campo in cui non è presente, trova la tradizione, trova quello che è presente da sempre, diciamo, la propria storia, la storia territoriale, quindi la tradizione. E come può svilupparsi attraverso la tradizione relazionandosi con il territorio. Quindi questa idea di promozione finisce in una idea di destinazione turistica. Come vedete, il territorio continua, va avanti e che cosa crea? Crea a livello territoriale uno sviluppo di start-up tecnologiche. Che cosa vuol dire questo? Che se la... Scusate, ho qualche difficoltà con il cartellone, grazie per l'aiuto. Allora, voglio spiegare bene questo concetto. Se uniamo l'innovazione e la tradizione, così come l'abbiamo raccontata fino adesso, abbiamo che il territorio fa in modo che vengano sviluppate nel territorio delle idee innovatrici e tecnologiche. Ok, che cosa succede? Succede che da un lato nel territorio arrivano delle persone che sono interessate all'innovazione e alla tecnologia e quindi va a conquistare un target turistico interessato all'innovazione che sicuramente va a riqualificare il territorio da un punto di vista turistico, prendendo un tipo di target di medio-alto livello e comunque differenziandosi come destinazione. Dall'altro lato, però, l'arrivo di queste persone interessate all'innovazione, che fanno? Fanno sì che le start-up presenti nel territorio abbiano delle possibilità in più, abbiano un mercato di riferimento più espanso nel proprio territorio in cui sviluppare le idee. Future is law, keep slow, stay reasoning. E adesso lo spiego. Perché? Innanzitutto abbiamo detto che lo strumento che andiamo a utilizzare è uno strumento di alta tecnologia e alta innovazione, quindi canali sicuramente sono canali tecnologici e innovativi. Quindi noi andiamo a comunicare che cosa? Che future is law. Il futuro è l'innovazione, è quello che vogliamo che arrivi. Is law che vuol dire? Qui ho scritto lentezza come evocazione della tradizione, ma anche come esortazione esperienziale a cogliere i particolari, i dettagli, le piccole cose belle della vita. Quindi noi andiamo a dire al possibile turista che interessato all'innovazione, che il futuro è fatto anche di non solo di velocità e di fibra ottica, ma è fatto anche di piccole cose belle della vita che poi il territorio di Rimini può offrire tranquillamente. Keep slow. Keep slow è la call to action che raccoglie bene il bisogno di evasione dal virtuale e di staccare la spina, che è molto sentito dal target di riferimento, che abbiamo capito che sono persone interessate all'innovazione. Ok, tra l'altro keep slow richiama un po' il keep calm che è molto connotato, dandogli però un taglio più innovativo. Stay Reasoning. Stay Reasoning è la destinazione turistica a cui si vuole dare valore. Abbiamo l'indicazione del territorio, Rimini,
e l'invito a stare, che è un'altra call to action. Stay Rimining, è difficile stare Rimining in un posto che non sia Rimini, e quindi lo possiamo identificare proprio come un'altra call to action. Ma allo stesso tempo ridà slancio alla ripetizione di slow, che nello slogan appare due volte, lavorando a livello emotivo sull'idea di dinamicità, data sia dalla locuzione verbale ing, cioè il gerundio inglese, che dalla reputazione consolidata della città, che nell'immaginario collettivo sappiamo che è capace di soddisfare le aspettative di dinamicità che un possibile target di riferimento si aspetta. Ma allo stesso tempo questo slogan, Future is love, keep slow, stay Rimining, comunica anche all'altra parte che vogliamo coinvolgere, cioè agli start-upper, ai ragazzi che vogliono fare qualcosa di innovativo nel territorio. Perché gli diciamo future is law, cioè gli ricordiamo che il futuro non è lontano, non è neanche veloce. Il futuro, con tutte le esigenze di sostenibilità che necessariamente il globo ha, sicuramente andrà in una direzione in cui l'attenzione al territorio sarà vincente. E glielo ricordiamo. E poi keep slow, stay Rimining, visto dal punto di vista di un ragazzo del territorio, l'idea è quella di ritornare alle tradizioni del tuo territorio. È bello il posto in cui ti trovi, e quindi non pensare di andare veloce, forte e lontano, goditi le cose belle che hai nel posto. E quindi un'invocazione agli innovatori, agli start-upper che vogliono lavorare nel territorio, di voler bene al territorio, di aver cura di questo territorio e di valorizzarlo.